Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, ci sto cascando di nuovo. Sto pensando ad acquistare un'altra nuova bicicletta e sto parlando della Van Riesel RCR. Tutte le sue specifiche, particolarità, setup che usciranno ve le andrò ad elencare in un altro video tra pochissimo. Come penso avete già visto, poco fa, o neanche due anni fa, ho acquistato la mia attuale bicicletta da strada, che è la Van Riesel e di RCF Ultegra, che non ho neanche utilizzato poi così tanto, però da quando ho visto questo modello mi sono innamorato. In realtà io già l'avevo visto l'anno scorso per la prima volta, quando era addirittura ancora un prototipo, l'ho visto, mi sono innamorato, poi quando effettivamente è uscito in commercio mi è venuta voglia di acquistarla. Mi è venuta voglia di acquistarla perché è un problemino, perché i prezzi non sono poi così bassi e quindi potrebbe essere un problema. Ovviamente, se ve lo state chiedendo, la mia EDR CF Ultegra, se poi andrò ad acquistare questa RCR, la metterò in vendita. E se così dovesse essere, vi lascio anche qui sotto in descrizione il link alla bicicletta per andarla poi ad acquistare, qualora eravate interessati. In realtà, diciamo che il mio ragionamento era partito anche dal mettere il misuratore di potenza che non ho sulla mia EDR e cambiare le ruote, mettere un paio di ruote in carbonio, però sommando il costo del misuratore di potenza più il costo delle ruote non valeva poi così tanto la pena, perché andando a vendere la mia bicicletta in più aggiungevo quel costo e quasi quasi arrivavo al prezzo della bicicletta nuova. La RCR avrà in dotazione sia il misuratore di potenza che le ruote in carbonio, e quindi per questo mi è partita questa malsana idea di cambiare la bici. Ora, devo dire che questa cosa di acquistare ogni bicicletta quando esce per me però sta diventando proprio una malattia. L'anno scorso è successa la stessa cosa con la mountain bike, che dopo un anno e mezzo che avevo la vecchia XC900, che, e qui vi lascio il video in alto a destra di quando l'andavo ad unboxare, l'ho praticamente venduta subito, anche lei in condizioni come nuovo, per andare a prendere poi la Race 900 in edizione limitata, che qua vi lascio il video in alto a destra se non avete visto il video dell'unboxing. Video unboxing che a me piace fare moltissimo, e se dovessi prendere poi veramente anche la RCR, vedo l'ora di fare il video unboxing. Sto pensando di cambiare la location e sto pensando anche di cambiare diversi componenti della bicicletta. Del telaio, con l'equipaggiamento che poi andrò a scegliere tra i vari equipaggiamenti, quelli ovviamente rimangono, ma magari potrei andare a cambiare le ruote, magari qualcuno vuole darmi un paio di ruote, magari vorrei cambiare il nastro, la sella, tante tante altre cose, per rendere anche il video un po' più bello e per poi rendere anche la bici ancora più bella di quello che è. In questo ultimo periodo mi stanno stuzzicando delle belle idee su questa cosa, se non fosse il problema che la bicicletta costa giusto un tantino tanto, perché partiamo dai 4.000 euro fino ad arrivare anche agli 8.000, in teoria. Non vi anticipo altro, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, perché tra poco uscirà il video dettagliato su queste biciclette, se siete curiosi. Vediamo poi cosa succederà tra poco, se metterò in vendita la mia EDR e se poi anche riuscirò a vendere. Per andare ad acquistare questa RCR, vediamo cosa succederà, non lo so neanche io, ma ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video, e vediamo cosa succederà. Venderò la bicicletta? Comprerò anche il modello nuovo? Non lo so. E se questo video vi è piaciuto, non dimenticatevi di mettere anche un bel like, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.